bella idea. Bella idea, andare tutti quanti da Floridea. Floridea. Ma che idea? I tutorial di Floridea. Tutorial di oggi parliamo con Tommaso Piacenza di un tema amatissimo, parliamo dei ciclamini, ma quali sono le caratteristiche di questa pianta? Il ciclamino è una pianta autunnale che ama le temperature abbastanza basse, ma non il gelo, quindi in autunno dà il meglio di sé. Il ciclamino ha infinite varietà cromatiche e poi possiamo trovare in questa pianta la varietà profumata e molto profumata. Ciclamini che sono interamente prodotti da voi nelle vostre serre? Sì, abbiamo una produzione di 5.000 metri quadri. Tutti i ciclamini che trovate al Garden Floridea sono di nostra produzione, sono di un'ottima qualità e di una resistenza molto affidabile. Tommy, ci hai parlato di ciclamini profumati e profumatissimi. Come li riconosciamo nel tuo garden? Al Garden Floridea i ciclamini profumatissimi sono contraddistinti da questo vaso bianco. Questa tipologia di ciclamino, con il calare delle temperature, aumenta la sua profumazione. Tommy, per gestire al meglio questi meravigliosi ciclamini, qualche suggerimento? Tanto ricordiamo che il ciclamino è una pianta da esterno, la fioritura è autunno-invernale. Un consiglio sull'annaffiatura è quella di bagnare la pianta possibilmente di mattina. E un'altra cosa molto importante è che non c'è una regola sul quando e quanto annaffiare il ciclamino. Bisogna sempre sentire se il terriccio è completamente asciutto. Ricordiamo che con l'arrivo del freddo i ciclamini vanno messi a riparo dalle grandi gelate. Tommy, ma poi che fine fa il nostro ciclamino d'estate? Il ciclamino in estate si può salvare senza nessun problema. Bisogna metterlo in una posizione possibilmente ombreggiata e continuare comunque ad annaffiarlo e non dimenticarsi mai dell'esistenza e tenere pulita la pianta. Si dice che alla quantità di foglie corrisponda alla quantità di fioritura, ma è vera questa cosa? È una leggenda? La leggenda narra che per ogni foglia del nostro ciclamino ci sarà poi un fiore, quindi un consiglio è di scegliere anche un ciclamino pieno di belle foglie.